Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Nella scatola cranica, alla base del cervello, esiste una sorta di fiamma. Essa brucia continuamente nel bulbo rachidiano, che è nella parte iniziale del midollo spinale. Come il fuoco che viene conservato acceso nel tabernacolo, questa fiamma è di origine divina. Emette un suono analogo al ronzio delle api. È la nota dominante del corpo fisico, emessa dall'archetipo che edifica e tiene unita la massa di cellule che definiamo corpo. Questo fuoco brucia con più o meno intensità a seconda di come l'alimentiamo. Esiste in tutta la natura, salvo che nel regno minerale. I minerali, come abbiamo detto, non hanno corpo vitale e di conseguenza nulla apre loro la strada dello spirito vitale, che è di fuoco. Noi alimentiamo questo fuoco sacro in parte per mezzo dell'energia solare che, penetrando nel corpo vitale tramite la controparte eterica della milza, passa nel plesso solare dove si colora e il sangue trasporta successivamente verso la parte alta del corpo. Noi alimentiamo anche questo fuoco con l'energia viva che si trova nelle verdure crude che mangiamo ed assimiliamo. Se si considera la questione dal punto di vista morale, è fuori dubbio che uccidere per mangiare è contrario ad ogni concezione umana elevata. Nei tempi antichi, l'uomo ancora selvaggio cacciava gli animali, come fanno le bestie da preda per procacciarsi il nutrimento. Ai giorni nostri, la sua caccia continua nella bottega del macellaio. Qui non è turbato da nessuna delle visioni ripugnanti del mattatoio. Se per soddisfare il nostro rozzo o volgare gusto per la carne, che ci provoca più malattie dell'uso smoderato dell'alcol, dovessimo recarci in quei luoghi sanguinari dove si perpetuano tali azioni orrende, se noi fossimo forzati a maneggiare il coltello del carnefice e ad immergerlo nella carne fremente della vittima, quanti mangerebbero carne? Certamente pochissimi. Per sottrarci a questa ripugnante necessità, noi obblighiamo un nostro simile a vivere nei recinti di morte per abbattere migliaia di animali ogni giorno della settimana. La cosa lo degrada ad un punto tale per cui la legge non gli accorda il diritto di far parte di una giuria popolare in corte di assise, in quanto egli ha perso tutto il rispetto per la vita. Gli animali che uccidiamo gridano dall'orrore. Nelle grandi città si stende un'immensa coltre di tenebre e di odio attorno ai quartieri dei mattatoi. La società protettrice degli animali difende i cani e i gatti contro le crudeltà degli uomini. Tutti noi ci rallegriamo alla vista dei graziosi scoiattoli che in alcuni parchi vengono a prendere il cibo dalle nostre mani. Ma da quando si è scoperto che la carne e la pelliccia di un animale hanno un valore commerciale, l'uomo non ne rispetta più il diritto alla vita e diventa il suo peggior nemico. Lo nutre e lo alleva in vista del profitto che ne può trarre e la mira del guadagno lo spinge a farlo soffrire. Quindi noi contraiamo dei grossi debiti di fronte alle creature inferiori che dovremmo proteggere e di cui invece siamo gli assassini. Ma la legge, prima o poi, imporrà che gli abusi cessino. Perciò, presto o tardi, la nostra abitudine di mangiare la carne degli animali assassinati farà parte degli orrori del passato, di cui ne è esempio il cannibalismo.
nell'istinto delle bestie da preda, mangiare ogni animale nel quale si imbattono. I loro organi richiedono un tale nutrimento. Tuttavia, non bisogna dimenticare che tutto è in stato di evoluzione e si trasforma continuamente in qualcosa di superiore. Nei primi stadi della sua evoluzione, l'uomo era, sotto certi aspetti, simile ad un animale da preda. Tuttavia, è certo che deve diventare simile a Dio. Per questa ragione bisogna che ad un dato momento finisca di distruggere per cominciare a creare. Il cibo carneo ha favorito l'ingegnosità umana nei tempi passati, perciò esso ad un dato momento ha assolto uno scopo. Ora siamo alle soglie di una nuova era. Tramite il sacrificio personale e i servigi resi agli altri, l'umanità progredisce spiritualmente. Proseguendo l'intelletto e la sua evoluzione, raggiungeremo un grado di sapienza che difficilmente riusciamo a concepire. Ma prima di essere degni di possedere questo dono divino, dobbiamo diventare inoffensivi, come lo è la colomba. Altrimenti saremmo spinti a servirci di questi nuovi poteri per scopi egoistici o per bisogni distruttivi e saremmo una minaccia continua reciproca. Per evitarlo è bene adottare un regime vegetariano. Ci è stato insegnato che la sola via esistente nell'universo è quella di Dio, che Egli è per noi la vita, il movimento e l'essere, che la sua vita anima tutto ciò che esiste. Perciò è facile comprendere che quando prendiamo una vita distruggiamo la forma che Dio ha costruito per manifestarsi. Gli animali inferiori stessi sono degli spiriti in via di evoluzione e sono dotati di sensibilità. Il bisogno di acquisire esperienza li spinge a costruirsi diverse forme che sono i loro veicoli. Quando togliamo loro questi veicoli, li priviamo di un'occasione per acquisire esperienza. Ben lungi dall'aiutarli, noi ostacoliamo il loro progresso. Verrà un giorno in cui sentiremo disgusto al pensiero di aver fatto del nostro stomaco un cimitero di cadaveri di animali massacrati. Ogni vero cristiano si asterrà dal mangiare alimenti carnei, in quanto sentirà in sé una voce compassionevole che glielo impedirà. Comprendendo che ogni vita è un'emanazione di Dio, concluderà che è riprovevole far soffrire delle creature dotate di sensibilità. Molti passaggi della Bibbia inglese parlano di carne. È evidente che non si tratta di carne di animali. Nel primo capitolo della Genesi si dice che l'uomo dovrà nutrirsi di ogni albero e di ogni erba dotata di frutti e semi e che essi costituiranno il suo nutrimento. In ogni tempo le persone più evolute si sono astenute dal mangiare alimenti carnei. Vediamo per esempio Daniele, uomo santo e saggio, pregare di non costringerlo ad ingerire carne, ma che si dia ai suoi compagni e a sé degli ortaggi. Vi è il fatto dei fanciulli di Israele, i quali, attraversando il deserto, rimpiangevano i piatti di carne che avevano mangiato in Egitto, cosa che provocò lo sdegno del loro Dio. Un senso esoterico si nasconde nel passaggio dove si racconta che la moltitudine fu nutrita di pesci. Considerando la cosa da un punto di vista puramente materiale, ripeteremo quanto abbiamo già detto. Verrà il giorno in cui ci asterremo dal mangiare il pesce e la carne, come abbiamo cessato di essere cannibali. I barbari diritti di cui avevamo goduto ci saranno tolti in un avvenire in cui prevarrà l'altruismo e la sensibilità. Allora
I nostri sensi saranno più raffinati e proveremo un sentimento di orrore al solo pensiero di alimentarci con la carne, il che ci toglierà del tutto la voglia di tale cibo.